Ragazze, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video chiacchiericcio, perché vi ho messo appunto un sondaggio in cui vi chiedevo se preferivate un vlog o un video appunto chiacchiericcio in cui vi parlavo un po' di come noi in famiglia gestiamo la situazione risparmio, quindi cosa facciamo principalmente per riuscire a risparmiare un po' di più, come far quadrare un pochettino i conti, ecco, perché le spese, voi lo sapete, la situazione è quella che è, quindi le spese sono tantissime. Quindi volevo più che altro chiacchierare con voi sul come noi, diciamo, cerchiamo di tenere a freno le spese. Ovviamente è un video confronto, quindi se voi avete dei consigli da darci o da, insomma, delle dritte su qualcosa che voi fate che funziona, ovviamente mi raccomando, commentino qui sotto perché raccolgo tutto, assorbo come una spugna, quindi va benissimo. Vi ho messo questo sondaggio in cui vi chiedevo se preferivate un vlog o questo video sul risparmio ed è per ora un 50 e 50. Quindi sto facendo sia il vlog che questo, in maniera tale che stasera vi carico questo perché sembra prevalga e domani insomma troverete anche il vlog. Allora, iniziamo subito dalla spesa, che è la cosa che mi viene in mente per prima. Allora, noi sicuramente da quando, soprattutto a maggior ragione, perché magari prima qualche spesuccia, qualche roba extra inutile la facevamo di più. Da quando appunto sappiamo dell'arrivo futuro di Alessandra, quindi da quando so di essere in dolce attesa, ovviamente la nostra modalità risparmio è aumentata notevolmente. Anche prima non eravamo degli spendaccioni, anche perché non è che siamo ricchi assolutamente, siamo una famiglia normalissima con tutte le difficoltà del caso. Non ci piace, diciamo, arrivare sempre all'ultimo, ecco, quindi cerchiamo di stare attenti. Però è un discorso che ti porta un po' a perderti, infatti sto già divagando. Allora, iniziamo con la spesa. Noi già prima compravamo tantissimo da Lidl, pochissimo, ma ogni tanto capitava da Bennet, Esselunga, Carrefour rarissimamente perché è proprio tanto caro, soprattutto quello che abbiamo qua, perché la nostra è una zona di Torino che tanti è molto vicina alla zona che tanti definiscono la zona chic di Torino. Non siamo in quella zona, ma in quella subito vicino. Questo Carrefour io lo trovo più caro rispetto a tutti gli altri Carrefour, non so perché, sempre Carrefour, ma è più caro. Sarà che anche quello aperto 24 ore su 24, non lo so, ma è carissimo. Comunque, lì non ci andiamo quasi mai, ma proprio deve essere tutto chiuso. Prima andavamo appunto tantissimo alla Lidl, adesso, da quando appunto sappiamo dell'arrivo della piccolina, andiamo tantissimo, ma proprio quasi sempre all'Eurospin e abbiamo notato un risparmio netto, ma proprio netto. Noi vi consigliamo l'Eurospin se siete in difficoltà economica, se volete risparmiare per qualsiasi motivo, perché io ci sono rimasta perché ho detto proviamo a tornare a comprare l'Eurospin visto che vogliamo risparmiare di più. Siamo andati e vi dico chiaramente che la stessa spesa che ho fatto da Lidl con 100 euro l'ho fatta da Eurospin con 70 euro. Quindi capite che sono quei 30 euro che comunque fanno la differenza. Vi pagate una mezza bolletta in più. Sembra poco, sembrano sciocchezze. Magari uno dice ce l'ho più vicino, uno si fa prendere un po' dalla pigrizia. E magari noi invece abbiamo notato un notevole cambiamento. Quindi la spesa, salvo proprio giusto l'acqua, ecco che non vado pazza per l'acqua perché sono un po' esigente con l'acqua, sembra stupido, ma acqua della bottiglia mi piace solo Valmora, Eva, Martina e c'è un'altra che mi sfugge. Se, tipo la San Benedetto, che è un'acqua che sento straleggera, non lo so, mi viene quasi la nausea quando la bevo, non riesco a berla. E quindi ho paura a comprare casse e casse d'acqua dell'Eurospin. Dovrei provare una bottiglia, poi
per tipo e trovare quella che mi aggrada, che non mi fa venire su tutto. Però comunque per il momento l'acqua la prendiamo solo quella dal CRAI, perché comunque alla Valmora è comunque un prezzo non eccessivo e quindi ci troviamo bene a prenderla lì. Tutto il resto andiamo sempre all'Eurospin. Alla Lidl ci andiamo rarissimamente, magari per vedere quelle cose extra, sapete, no? Gli accessori, le cosine per il neonato, i giocattoli, le cose per il Natale, perché ha molto anche l'Eurospin ha qualcosa, ma con il Lidl è più sfizioso, non so, poi mi piacciono molto i prodotti che mettono oltre agli alimenti, ecco. Quindi spesa facciamo così. Per quanto riguarda la gestione, invece, sono sempre una che paga le bollette prima della scadenza, cioè odio, proprio mi fa stare male il sapere che c'è una cosa lì da pagare che non lo so. Quindi preferisco, che ne so, magari ho voglia di una pizza, ecco, preferisco dire no, ok, non prendo la pizza e pago già subito la bolletta perché mi sento più tranquilla, più rilassata. Quest'anno ho una preoccupazione in più che è la mensa di Federico a scuola. Qui a Torino, ragazze, è un salasso, è un suicidio, veramente, non potete capire quanto è cara. Oltretutto hanno messo una tassa fissa, che è una cosa incredibile. Probabilmente ho sentito da altri genitori, causata dal fatto che tanti non pagano la mensa e quindi ti mettono questa tassa fissa. Per fortuna pagabile in 4 rate, però molto alta. Quindi oltre al pasto, una volta ricordo che i miei, per esempio quando andavo a scuola, io pagavano solo il pasto singolo. E invece adesso hanno aggiunto questa tassa che si aggira intorno ai 200 euro, quindi 200 euro buttati, letteralmente buttati, di tassa per l'iscrizione a scuola dell'obbligo mensa. Cioè, vabbè. E quindi ci vanno tanti tanti soldi, non per nulla, proprio perché hanno messo questa tassa, probabilmente quest'anno, da quest'anno è possibile portare il pasto da casa. Io mi sono pentita di non aver fatto questa scelta perché veramente è un costo esagerato. Mio figlio mangia poco a scuola perché comunque sta imparando ovviamente a mangiare tutto, quindi sicuramente sto facendo il sacrificio per un buon motivo, perché anche le maestre dicono che gli serve vedere sempre piatti diversi, perché bene o male se gli fai le cose da casa gli fai solo quelle che gli piacciono e non gli insegni a mangiare tutto, quindi quello sì. Però è veramente un salasso, cioè è carissima questa mensa. Detto ciò, io comunque tendo, nel limite del possibile, a pagare sempre tutto per scadenza o sempre entro la scadenza. Mi mette proprio ansia l'idea di avere una cosa lì da pagare. Nonostante, sinceramente, a volte faccia fatica perché le spese sono tante, ragazze. La casa quando è di proprietà non è come quando è in affitto che pagate quei 400 euro e il padrone di casa deve pensare a tutto, no? Qua invece quando l'amministratore magari dice c'è da sistemare il tetto, c'è da fare quest'altro, è tutto carico tuo. Cioè sono cose che sì, si rateizzano, però tutto a carico tuo come proprietario. Quindi non è facile. Non è facile stare dietro tutte le spese. Quindi io diciamo che sono quella che si occupa più della spesa, delle bollette, delle cose extra, queste cose qua. E Ricky pensa alla casa, lui pensa, diciamo, alla spesa un po' più grande, no? Della famiglia, quindi casa e amministratore, queste cose qua. Insomma, non è facile, voi lo sapete meglio di me. È per tutti noi difficile, è un periodo difficile in cui c'è poco lavoro, o comunque se c'è lavoro sembrano un po' tutte prese in giro. Quindi è difficile. Era difficile prima che lavoravo a tempo pieno, adesso, cioè a tempo pieno nel senso era un part-time in cui dovevo gestire part-time Federico e tutto quanto. Adesso ovviamente le entrate sono ancora meno, quindi bisogna risparmiare per l'appunto. Altre cose che facciamo per risparmiare, sicuramente se prima
vedevo una cosa, che ne so, adesso ho visto la palette gingerbread della Too Faced, che è spettacolare, ragazze, cioè io me la comprerei subito, vi giuro, cioè proprio quando la vedo in mano a qualcuno invidia pura perché mi piace tantissimo. Però poi dico, ma ecco, un'altra cosa che è utile a risparmiare è farsi sempre il ragionamento, mi serve davvero? Questa è una domanda che me sta aiutando tantissimo, mi serve davvero? Adesso, poiché sono in dolce attesa, che mi trucco poco, mi serve davvero questa palette da 50 euro? Quante altre cose potrei comprare con 50 euro? E lì mi viene subito in mente l'Eurospin che con 70 ho fatto una spesona. Oppure mi viene in mente una parte di mensa per Federico di un mese. O magari mi viene in mente qualsiasi cosa, una bolletta. Con 50 euro mi pago una bolletta della luce, magari. E quindi mi passa proprio la voglia. Mi passa veramente la voglia. Se avevo un minimo voglia di quella cosa, dico sì, mi piace comunque, però posso evitare. Cioè, non è una cosa essenziale. Invece, per esempio, l'altro giorno che ho preso, appunto, non questa, adesso sono vestita perché sto per uscire, quando ho preso questo pigiamino qua che vi ho mostrato, io non volevo prenderlo. Perché sì, è un bel pigiama, un bel tessuto, non volevo prenderlo e Riccardo mi ha detto guarda che ti serve. E allora lì mi sono fermata un attimo, ho detto la panciona cresce, non mi sto comprando niente di prima man perché ho avuto già un figlio e quindi sto sfruttando i pantaloni a fascia. Ne ho comprato solo uno a 7 euro perché era col 70% di sconto a 7 euro. Quindi tutto il resto prima mano, non sto comprando nulla, sto cercando di farmi stare le giacche adesso che fa un po' più freddo perché mi scoccia, ragazze. Comprare un cappotto taglia XXXXXL in previsione del mio maxi pancione che già c'è e magari verso Natale, gennaio così ci sarà ancora di più, ma se penso che un mese, due dopo partorirò e non userò mai più quel cappotto, sto cercando di far di tutto per non comprare cose prima mano, non troppe, perché poi dopo non le sfrutterei. Magari una maglia, ecco, una maglia un po' abbondantina come può essere questa, le ho sempre usate anche prima e sicuramente dopo il parto la pancia comunque un po' c'è, rimarrà per un bel po' di mesi perché ci va un anno, tempo che il fisico si rimetta al 100%. Facendo anche dieta, ovviamente, dieta, un po' di dopo l'allattamento, ovviamente, però dieta, mangiare meglio, un po' di sport, un po' di movimento, un po' di esercizietti, ma anche in casa, due scemenze. E la pancia ci va un po' prima che rientra, che si riprende, sì, anche con le fasce e tutto, ma comunque ci va del tempo. Quindi, le maglie larghe, non prima man, le riutilizzerei. Poi ragazze, parliamoci chiaro, maglia premaman, maglia normale, cambia niente, semplicemente che c'è scritto premaman. Voi vi comprate una maglia larga, la pagate 10 euro, una maglia premaman 25, ma perché? Perché c'è scritto premaman? Allora, finché mi dai una cosa apposita per la gravidanza, i reggiseno per l'allattamento che si sbottona, si apre, riuscite ad allattare comodamente, allora lì, ovvio, devi prendere una cosa specifica, ma una maglia. Una maglia no, una maglia no, può essere così su un vestitino, perché il vestitino ha la forma della pancia. Però capite, sono piccoli accorgimenti che vi fanno risparmiare, sono proprio delle scemenze a cui uno non pensa, ma se ci si inferma un secondo a pensare, sono tutte cose che vi fanno risparmiare. Uno dice, evito un vizio, perché poi è un vizio, no? L'accontentarsi a tutti i costi di una cosa, ma se si pensa, mi serve davvero? Cioè, ne ho ombretti, utilizzo quelli, finisco quelli che ho, mi serve davvero la palette gingerbread? Sì, è sfiziosa, carina, natalizia, che profuma di spezie, ma mi serve davvero? Posso usare questi 50 euro per comprare qualcosa per mia figlia che sta arrivando, che non ho? Certo che posso. Posso metterli via. Mi sarei comprata la gingerbread, 50 euro via dal portafoglio e li metto in un bossolotto e mi ritrovo un gruzzoletto per la bimba. Capite? Sono piccoli ragionamenti
che prima magari non facevo e mi toglievo lo sfizio senza pensare, adesso mi fermo, proprio mi freno e dico aspetta, mi serve il pigiama, mi serviva, ok, preso. Me ne sono fregata se l'ho pagato 20 euro, perché l'ho pagato 20 euro, ma è un pigiama che mi porterò nel tempo perché ha un tessuto ottimo, non è una cinesata, è un tessuto un 100% cotone e mi serve, perché mi sta ora che non ho tanta pancia, mi starà quando ho il pancione perché è molto morbido, è un ottimo tessuto. E quindi Riccardo mi ha detto, questo ti serve, prendilo. Mi sono fermata un momento e ho detto, ok, sì, lo prendo, dai, questo mi serve. Sono questi piccoli accorgimenti che sembrano delle scemenze, però uno più uno più uno, sapete bene che poi fa 100, no? E quei 100 poi ci servono, ce li ritroviamo o da parte, oppure per saldare un debito, oppure per sistemare qualcosa nella nostra vita. Io guardo l'ora perché devo scappare, devo andare a questo compleanno. Sto pensando se mi viene in mente qualcos'altro, però per risparmiare principalmente sono questi i principali accorgimenti mentali soprattutto che stiamo adottando. Prima ci segnavamo tutte le spese, adesso è un momento che non lo stiamo facendo, cioè ovviamente le bollette le archiviamo tutte, ecco, tenerci anche tutto da parte nelle cartelline, nelle crystal. Prima o poi tornerò a fare anche il discorso di segnarmi tutte le spese, adesso è un momento che forse non ne ho tanta voglia, ma è una cosa molto utile. Ci sono anche delle belle applicazioni che ti aiutano a tenere monitorato le entrate e le uscite, quindi questo ve lo posso consigliare. Per il resto, secondo me è tutto un discorso di testa, quindi ragionar bene e dire mi serve davvero? Sì, allora lo prendo. È un capriccio? È una consolazione? Ovvio che il premietto ogni tanto ci sta, ragazze, una cosina, ma io veramente, ragazze, come premietto mi sto prendendo, a parte che ultimamente non ho più preso niente, però per dire, già quando ho comprato questo pigiama, quei piccoli trucchi di Essence, già mi sentivo felice perché era tanti mesi, da quando ho saputo che sono incinta, che non mi compro più nulla. Adesso mi sono voluta, l'ho già detto a Riccardo, mi voglio regalare questo calendario dell'avvento della Essence. Voi mi avete consigliato un sacco di marche, ragazze, ma tante sono troppo care per i miei budget. E quindi sto valutando quello della Essence che costa sui 24,90, quindi ora vedrò se lo trovo. Però aspetto ancora un pochino, tanto ci sono fino a novembre, quindi aspetto ancora un pochettino, però penso che prenderò uno, ne ho visto uno a 17,90, 24, questo sarà il mio regalo pre-Natale, ecco, sarà anzi il mio regalino natalizio che mi voglio fare, visto che scarseggio di trucchi, visto che ho rinunciato alla gingerbread, mi regalo questo cofanettino per ogni giorno, visto che vi faccio i vlogmas, vedere cosa c'è all'interno, quindi insomma mi sembrava carino anche da fare nei video, nei vlog. E basta, quindi poi alla fine è così, ragazze, quando si diventa anche genitori si pensa principalmente ai figli, cioè Federico ha bisogno di pantaloni perché comunque a scuola ne consuma tanto, almeno all'asilo ne ha consumati tanti perché aveva il vizio di stare sempre in ginocchio, li ha bucati tutti. E alcuni li ho salvati comprando delle toppe e li ho stirate sopra perché hanno dei buchini minuscoli. Per altri capite che se voglio togliermi uno sfizio, anche solo prendermi il sushi una volta, vedete che adesso mi sono messa lì e me lo sto facendo io il sushi per risparmiare. Anche lì, se una cosa riuscite a farvela voi, c'è anche più soddisfazione. Arriva vostro marito, guarda amore cosa ho fatto, sicuramente lui apprezzerà di più che una cena comprata fuori. Sono cose che fanno piacere, che danno soddisfazione a voi stesse e soprattutto che vi danno modo di tenere il portafoglio un po' più pieno, sicuramente. E quindi appunto vi dicevo, mi tolgo la voglia del sushi che magari mi fa partire 30 euro e prendo tre paia di pantaloni a Federico per la scuola che ne ha bisogno, cioè è un periodo in cui mi sento meglio, sarà la sindrome del nido, non lo so, chiamatemela come volete, ma mi sento meglio a sapere che prima tutto intorno a me deve essere a posto. E se tutto intorno a me è a posto e avanzo quel briciolo in più, allora posso magari togliermi uno sfizio, sempre insieme comunque a Ricky. Io solitamente preferisco togliermi uno sfizio insieme a lui, ecco, qualcosa da fare insieme o
qualcosa con la famiglia. Però ogni tanto lui, il primo a dirmi non ti compri mai niente, non fai mai niente, prenditelo. Infatti anche il calendario dell'avvento, per dire, ne cerco uno a basso costo, però comunque credo di meritarmelo, ecco, quindi un pensiero ogni tanto ci sta, perché altrimenti ci deprimiamo. L'importante è che il pensiero mentale sia poi sempre lo stesso, quindi mi serve davvero? Le feste sono finite, risparmi li tengo per fare dei regali a Natale, ai miei amici, alla mia famiglia, per dire, no? Comunque, stiamo divagando, io spero che questo video vi abbia aiutato un po' a capire come ragioniamo noi e magari vi abbia aiutato a riflettere un po' su come ragionate voi. Se avete dei consigli, ovviamente scrivete qui sotto, perché mi fa un sacco piacere. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, perché attivando la campanellina vi potrà arrivare la notifica ogni volta che esce un mio video, quindi se vi piace la mia compagnia è utile iscriversi. E niente, io vi mando un bacione, scappo al compleanno e continuerò con il vlog, quindi ci vediamo domani, credo, con un nuovo vlog. Ciao!